Bene, vi parlo adesso degli oggetti multipli. Prima però voglio ripassare un attimo le trasformazioni. Volevo dirvi che se voi toccate uno dei punti di controllo e tirate e poi premete anche Alt, questo tipo di trasformazione viene simmetricamente anche dall'altra parte. Vedete a destra e a sinistra, profondità, se andate sulle altezze altrettanto e così via. Quindi questo è un metodo che è molto utile quando volete fare delle trasformazioni mantenendo l'asse centrale fisso. Per quanto riguarda invece gli oggetti multipli, vediamo come duplicare un oggetto. Ci sono vari metodi, tra cui il più semplice è quello di selezionare l'oggetto e premere il tasto duplicare. Lo premete, spostate l'oggetto perché visto che uno dentro l'altro è praticamente inutile, lo spostate di un po'. Se mantenete senza staccare la selezione sull'oggetto nuovo e ripremete il tasto di duplicazione, questo viene duplicato ancora. Questo funziona anche se duplicate un'intera fila. Avete visto che per selezionare più oggetti adesso ho utilizzato la finestra. È comoda? Sì, però a volte è più importante o più preciso selezionare un oggetto alla volta. Ad esempio, quando voglio selezionare un oggetto, saltarne uno. Come si fa? Si fa premendo con il tasto sinistro normale sull'oggetto e poi per aggiungere alla selezione un altro, tenere premuto il tasto maiuscola. Quindi adesso questi due qua sono selezionati e gli altri due no. Altro metodo per selezionare velocemente tutto è premere CTRL A. Con CTRL A si seleziona tutto. Comunque in ogni caso selezioniamo questi quattro, duplichiamoli e spostiamoli. Vedete che è facilissimo duplicarli. Se ripremo ancora il tasto duplica, questo qua mi fa una griglia vera e propria. Adesso posso anche utilizzare la selezione che abbiamo imparato per cancellare tutto a parte l'originale. Ho tenuto in selezione tutto, per eliminare dalla selezione è altrettanto, basta premere Shift, cioè la maiuscola, e cliccare su quello che voglio estrarre dalla selezione. Quindi adesso tutti questi sono selezionati, quell'altro no. Premo Canc e lo saluto.